Volevo prendermi 5 minuti in questa live perché, come dicevo oggi a Sharp al telefono, quando io scrivo un video da mettere su YouTube è una cosa che non faccio apposta, mi viene così. Quando scrivo un video, ho questa vecchia, brutta, schifosa abitudine che ho imparato a scuola, perché a scuola ci sono andato, a dispetto di altri, e che se devo fare un discorso con qualcuno, io non gli devo piazzare una bomba in mano e scappare. Devo cominciare a introdurlo a ciò che voglio dire, spiegare, dare delle basi a quelle che sono le affermazioni che sto per fare e poi concludere, anche cercando di dare un minimo di intrattenimento, di buona scrittura, di buon passo. Non mi riesce sempre perché non sono uno scrittore nato, però quella è l'impostazione della mia testa. Va così, non ci posso fare niente. Quando sono qui, e l'avete visto nel video che tanto ha scandalizzato il web, dove osavo dire che Sabaku ogni tanto le spara e che dovrebbe informarsi vista la posizione in cui sta, sono momenti in cui io, quando sono in live, alzo il potenziometro, vado a 10 e quando ho finito di sfogarmi torno a 0 e torno a essere la personcina amabile a modo che sono sempre, che tutti voi conoscete. Io in realtà volevo dare Aspetta, seguito a io mo ti delle do. discussioni che sono state fatte qui su questo canale, che abbiamo fatto nel podcast, che abbiamo fatto insieme ai ragazzi di Mondo Xbox, che sono state riprese per scienza infusa o per amore di conversazione anche da altri creator, vicini e lontani. E dicevo che mi dispiace anche ritornare per l'ennesima volta su questi temi, perché ne abbiamo parlato nel podcast, ne abbiamo parlato nelle live qui, ne abbiamo parlato nelle live con Mondo Xbox, qui e su Mondo Xbox. Insomma, pare che diciamo sempre la stessa cosa, noi non siamo quel genere di persone, cambiamo. Tutti quanti stiamo lì a chiederci, no? E succederà anche dopo stasera, co come Microsoft debba essere più PlayStation per avere più successo. Okay, questa è una cosa che a me mi fa incazzare in una maniera mostruosa. Questo pensiero nasce dal fatto che il pubblico ha una mentalità assolutamente distaccata dalla realtà e che pensa, ma è fermamente convinto, che per avere successo occorra accontentare il pubblico. A parte che, visto quello che si investe, specie in un mercato come quello della tecnologia, no? È assolutamente folle. Assolutamente folle lasciare la decisione al pubblico, anche perché poi se lasci decidere al pubblico, il pubblico vivrebbe ancora nell'età della pietra, perché alle persone non piace cambiare, si aggrappano a quell'idea e vogliono che sia tutto sempre così. Se gli dai una novità gli viene il vomito. Allora come si fa? Cioè, non puoi stare lì a soddisfare le esigenze del pubblico, gliele devi creare, devi fare in modo che il pubblico voglia quello che tu gli vuoi vendere, no? E l'abbiamo visto, oggi è così, nel 2023 è così, altrimenti il marketing non avrebbe assolutamente senso di esistere. E lo vedete come funziona. Una settimana di martellamento sul PlayStation VR e anche chi non ci ha mai pensato ha detto: ma quasi quasi le spendo questi 600 euro. Perché il marketing funziona. Perché oramai si pianifica far volere al pubblico quello che tu già sai di volergli vendere. Ma è giusto così. Specie poi in un mercato come quello della tecnologia che cambia a momenti, quindi hai anche esigenza di farle volere cose nuove ogni momento, se no non vendi più niente. Purtroppo le aziende questo lo hanno capito da tempo, sarebbero morte. Noi no. Noi siamo ancora legati a quell'idea, ma si dovrebbe fare così, dovrebbe funzionare così. Ragazzi, i trend un po' si creano, un po' si anticipano, ok? Se fai tutte e due le cose, tu fai jackpot. E io sono pienamente consapevole che Sony questo jackpot l'ha fatto negli ultimi 20 anni e questo non è assolutamente un problema. Io le faccio un plauso. Il problema di Sony è che dopo 20 anni non vuole andare avanti, vuole che le cose rimangano così. È diventata come il pubblico che vuole paralizzare il progresso. E questa cosa a me personalmente non sta bene, anche perché diventa dannosa. Prendete il caso Baldur's Gate, se fosse vero, anche se fosse un'esclusiva temporale, per me è dannosa, perché chi ha comprato una sola console se lo prende nel culo. Perché? Perché Sony insiste a dire: no, dovevi comprare la mia di console, che non è neanche sulla stessa fascia di prezzo, neanche adesso che è disponibile. Questa è violenza, in un certo senso, verso il mercato. Ed è una cosa che io non posso assolutamente approvare. Io non capisco perché Sony faccia così. Ragazzi, veramente non lo capisco. Sarà perché è obsoleta, sarà perché è rigida, non lo so, sarà perché mo
economicamente non è stabile, ma non per la solita battuta che faccio, Sony è povera, perché quella è per ridere, ma mi sembra che sono 20 anni che annaspa per non muoversi da quel primo posto. Se pensate anche a quello che ha fatto nell'era PS3, è folle, nonostante cercasse di prendere più soldi dappertutto e togli Linux e metti Linux e metti... Sembra quasi che, al contrario di Nintendo, ragazzi, non sia disposta ad accettare un fallimento, ad azzerarsi e a ricominciare un ciclo. Cioè, Nintendo, che ha dominato i videogame fino al 2000, poi è arrivata PlayStation, ha spaccato tutto, si è presa la sua botta, ha assorbito le perdite e ha cominciato un processo di rinnovamento, non un magese. E oggi si vede con l'idea di Switch, 150 milioni di console vendute, non è che sono bruscolini. Parliamo ancora di quelle che ha venduto PlayStation 4 e quelle che sta vendendo oggi Switch. Quando poi, per quella pagliacciata che chiamano procedimento, l'FTC insiste a dire che esiste, è un mercato delle super console, no? Per tagliare fuori poi proprio quella che ha avuto più successo in questi ultimi 3 anni, perché se le mangiate sia Sony che Microsoft, se le mangiate, possiamo dire quello che vogliamo, e l'FTC la mette da parte. E poi, detto tra me e voi, se veramente esistesse, fosse mai esistito un mercato delle super console, ma sapete quante volte nel passato Nintendo l'avrebbe dominata? Quello che ancora più mi fa arrabbiare, ok? Che queste persone che dicono che Microsoft dovrebbe essere più Sony, cosa pretendono oggi? Che si brucino soldi per acquistare delle esclusive third party? Perché? Cioè, le esclusive hanno senso, vedete come vende Nintendo, ma quando fanno parte del tuo brand, ma lo sanno anche le pietre che le esclusive non muovono più hardware. E poi approdi che una terza parte, quando poi è temporale, quando poi comincerà a vendere, Microsoft dovrebbe comprare, rendere tutto esclusivo, fare la guerra a Sony, a che pro? Per spazzare via un concorrente dal mercato? E se domani decidesse che le console non le vuole più fare, o che vuole puntare tutto sul cloud, si troverebbe sulle spalle un intero mercato da soddisfare, un mercato che non è mai contento neanche oggi che fa bene, figuratevi in un futuro dove sarà l'unica. Io non lo farei. Il futuro, ragazzi, è palesemente multipiattaforma. Anche i publisher di multipiattaforma stanno cercando di liberarsi di questo gioco delle esclusive, stanno cercando di liberarsi anche di un leader di mercato che impone un gioco e non permette a questi studi, a questi publisher, di vendere come cacchio gli pare, dove cacchio gli pare, nel momento che cacchio gli pare. Lo fa perché li ricatta con la posizione delle console più vendute o gli dà dei soldi, soldi che vanno bruciati, soldi che vanno bruciati. Ho sentito Christian nel suo video che parlava, Microsoft dovrebbe investire in ricerca e sviluppo, ma anzitutto che ricerca e sviluppo vuoi investire quando il cuore della tua console e anche quella del concorrente la fa un'altra industria che è AMD, che per quanto ti customizzi le cose e lavori con te, ma basa tutto sulla sua tecnologia, non fa cose solo per te, e tu non sei in grado di fartela, altrimenti l'avresti fatta negli ultimi 20 anni, ti costa troppo. Però chi dice che Microsoft non lavora su ricerca e sviluppo non sa che è un quick resume, non sa che cacchio è uno smart delivery, non sa che cos'è un FPS boost, sembra quasi che queste, cioè, sembra quasi che non abbia messo le mani sulla console. Perché se non capisci che valore aggiunto danno a un hardware queste cose che si sono smazzati a fa, e che cazzo te la sei comprata a fa? Pensi solo ai giochi, pensi solo alla guerra, pensi solo a quel titolo lì che non hai, l'erba del vicino è sempre più verde, ma il problema sei tu. Non è la console, non è il mercato. Non lo è assolutamente. E un'altra cosa che vorrei dire, e che mi fa un po' ridere, perché l'ho visto nel video di prima, l'ho sentito anche in tanti discorsi, no? Si fanno dei giri di parole pazzeschi per non dire quella parola che di per sé è giusto che non dicano, perché basta che la dici e subito torni indietro di 20 anni, fa subito 2000. Killer application. La killer application che ti fa vendere la macchina, lasciando stare quello che vi ho già detto sulla macchina, sulle macchine vendute in perdita, che costano da produrre, da vendere, da piazzare, da sostituire, da tenere in garanzia. Ma le killer application nel 2023, ragazzi, esistono già, si chiamano FIFA e COD. E Microsoft sta investendo 70 miliardi di dollari per comprarsi una killer application e la vuole fare multipiattaforma, perché non gli basta vendere il proprio hardware, vuole vendere dovunque. E poi la conseguenza di questo è che tutti i giocatori
possono giocare quello che vogliono dove cazzo vi pare. Non come potrebbe succedere stasera, che se io ho solo Xbox mi attacco al cazzo, ho aspettato 25 anni Baldur's Gate 3 per nulla. Quindi non so che vi devo dire, ragazzi. Io non vi so dire se il futuro del videogame sarà migliore tra tutti i multipiattaforma, che è quello che mi auguro, tutti i crossplay, che è quello che mi auguro, i cross gen, il cloud. Io non lo so se sarà migliore, sinceramente, ma è sicuramente inevitabile. Finiremo a questo, lo spero. E quando lo capiranno quelli che resistono nella buca in un'isola del Pacifico, sarà meglio per tutti. Ma il problema è che se noi lasciamo che un uomo del Medioevo giudichi un aeroplano con la sua mentalità retrograda che non vuole cambiare, finirà sempre che lo vedrà o come qualcosa di impossibile o come qualcosa di impuro e figlio del demonio. E questa situazione non può andare avanti così, tanto il progresso ci mangerà tutti. Meglio guardare avanti e adattarsi piuttosto che battere i piedi e piangere. Non ho altro da dire. Basta così. Arrivederci.